Voltiamo pagina, sono in aumento anche quest'anno coloro che scelgono l'Università di Trento per compiere i propri studi. Le immatricolazioni per l'anno accademico 2009-2010 fanno registrare un incremento rispetto all'anno precedente. Gli iscritti al primo anno di lauree triennali o a ciclo unico sono 3.304, 504 in più rispetto all'anno 2008-2009. Da notare il particolare apprezzamento mostrato verso il corso di matematica e verso la laurea, il corso di laurea in scienze cognitive. Abbiamo sentito il rettore dell'Università di Trento, professor Davide Bassi. C'è un incremento significativo di studenti, con alcuni incrementi sostanziali a partire dalla facoltà di scienze cognitive, che raggiunge una dimensione importante, e un recupero forte di sociologia che ritorna a numeri di qualche anno fa, ma in generale in tutto l'Ateneo l'incremento sfiora il 20%. Diciamo che in un momento di difficoltà economica c'è una maggiore attenzione verso la formazione e forse qualcuno sceglie di investire nello studio piuttosto che cercare un posto di lavoro immediatamente. Penso che soprattutto per gli studenti che vengono dalla nostra provincia questo possa avere avuto un certo effetto.